inizia ad esserci qualcosa, quindi potremmo magari girare qui oggi, andare a vedere che cosa c'è qua dietro. Che magari essendoci già due strutture blu potrebbe esserci qualcosina, quindi andiamo su di qui e al bivio giriamo in su. Sei così sicuro di girare con questa nebbia? In realtà no, però anche stare tutto il giorno a casa mi pesa un po' in realtà. Cioè, che cazzo vi faccio fare tutto il giorno a casa? Non ho nulla da fare. Ah sì, ce l'ho il caschetto, mi sembrava di no. Però in effetti non si vede un cazzo qua. Ma proprio niente. Di solito finisce intorno alle 12. La nebbia? Questo già è interessante. Perché se finisce intorno alle 12, 4 ore le posso anche perdere, non è un problema. Però poi sono 3. Se è fitta, dalle 14:15, questa è fitta. E allora niente, se è fitta perdiamo tutto il giorno. Vabbè, facciamo così allora. Intanto mettiamo già anche in questa macchina un po' di risorse. Qua benzina ce n'è? Zero. Ok. Qua ne avevamo recuperata appena appena, iniziamo a mettercene un pochetto. Quanto ce n'è? No, qua è vuota. In questa ce n'era un pochino di benzina. Ne mettiamo un po'. Iniziamo a equipaggiare anche questo con un po' due armi, un pochettino di cibo, che non si sa mai. Facciamo così e va bene. Qua la tanica c'è già e questa la mettiamo nell'altro. Allora, qua abbiamo una borsa di là, due borse di là abbiamo la valigia, due armi, una molotov, va bene. Ora intanto vediamo se parte, anche se dovrebbe. Ok, perfetto. Molto bene. E qui non abbiamo un cazzo, andiamo a prenderlo subito. Allora, facciamo un paio di lance da metterci. Una e due. Ok. Gli andiamo a mettere anche un tubo di metallo. Un martello nel dubbio, tanto due non ce ne facciamo niente, una sega, sposta tutto qui che pesa meno, vediamo, e perché no, un nastro può sempre servire anche là. Direi poi di prendere un po' di cibo pronto al solito, quindi un po' di carne in scatola sì, e magari ho del tonno. Due di tonno va benissimo, quattro sono sufficienti. Potrei portare anche un po' d'acqua, bottiglia d'acqua. Perfetto. La riempiamo. Ok. In effetti l'acqua non l'ho portata di là. Ok, andiamo a pizzarla. Ok, allora. Una bottiglia. Anzi, la bottiglia la mettiamo dentro. Qua ci mettiamo due lance.
Martello e sega. Sì, e il cibo lo mettiamo tutto davanti, anche il tubo di metallo. Anzi, il tubo lo mettiamo davanti. Perché se siamo d'emergenza, almeno abbiamo anche un'arma qua davanti. Che è il tubo, e poi ci mettiamo il cibo. 2 e 2, 4 più la bottiglia d'acqua. Ok, no, una ce la volevo mettere. Ah, una l'ho messa infatti. Ok, va bene. Mettiamoci anche questo. E l'altra dove è finita allora? Ah, è qua. No, questa è la mia. Si è persa una bottiglia. Un po', eh. Ah, per terra me l'ha buttata. Ok, Ferro, una domandona. Questo che cos'è? Non ne ho la più pallida idea. Mazza, Magnum, Cerotti, Cracker spagano qua va bene. Qua va bene, però questa bottiglia ce la volevo mettere. 08. E mettiamo dietro le sardine allora. E qua dietro abbiamo un po' di tutto. Molotov, mazza, tubo. Va bene, dai. Sta già diradando, ottimo. Hai il tratto assetato? Eh sì, sicuramente sì. Andiamo a fargli fumare ancora una sigaretta, anche se stanno veramente finendo. E poi ora che si sta aprendo, usciamo. Quindi riempi la bottiglia prima di uscire, mangia. Ancora un quarto. Dovresti portare due bottiglie, ma questa dovrebbe essere un po' più grossa, se non ricordo male, quella della birra. Comunque la seconda semmai ce l'ho qua. Fuck. Diamo un po' di riempirla perché è vuota. È la metà la birra, quindi è mezza bottiglia. Ah, bene. Quindi invece che essere più grande è più piccola. Ottimo. Va bene, intanto qua si è praticamente diradata quasi tutta la nebbia, esattamente come aveva predetto Ferradamus, invece di Nostradamus, a mezzogiorno. E qua c'è uno zombone. Qua non voglio vicini indesiderati. Ma dobbiamo essere sicuri che al nostro ritorno a casa non ci sia nessuno. Due bottiglie fanno 1,6 kg. Ok, sì, in effetti è vero, la bottiglia d'acqua è 0,8. Maledetto Gersus. È 0,8 e 0,4 invece la bottiglia di birra. Ok. Invece ero convinto fossero più grandi le bottiglie di birra. Ok, iniziamo ad avvicinarci in questa zona. Ok, hello, benvenuto, ben ritornato. In vendita, mi sa che non verranno molti clienti però a vederla. È qui. Lo stesso vale per la bottiglia di candeggina, sempre 1,6. Sì, che la bottiglia di candeggina sia due bottiglie normali, quello lo sapevo, me l'avevi già detto. Ok, andiamo a vedere in questo di qua allora, abbiamo detto, sì, esploriamo un po' qui. Seguendo la via principale, avrebbe senso mettere un benzinaio sulla via principale.
Che bella forbiciona che ci hai piantata nella pancia. È meglio due bottiglie. Eh beh, sì. Perché ne puoi mettere una nello zaino, così che ti pesa meno intanto. Che bella. Ti pesa meno e poi è più versatile. Vediamo un po' qui. È anche aperta. Walkie-talkie tattico, sono quelli che hanno più gittata. Ok. Qui chiave, niente. Taniche di benzina vuota, peccato, speravo veramente fosse piena, invece niente. Dammi tutto. Le armi si prendono sempre. E qua ci sarà lo sbirro qua da qualche parte, allora, a infestare qualche casa. Non devi toglierle, devi lasciarle nel menu del PG. Sì, no, le ho messe qua. Però dico, se tu ne hai due, volendo una la puoi mettere dietro. E una te la tieni davanti. Anzi, qui è aperto. Entriamo. Bastardi. Lo sapevo però che c'era. Gioco maledetto. Che mi hai fatto prendere un colpo ugualmente. Qui per ora non c'è. Qui neanche. È in una di queste due. Eccolo qua dietro. È uno da solo, bene. Io non ho mai tolto le bottiglie, poi fai te. Non ho capito cosa intendi con non hai mai tolto le bottiglie. Intendi che non le hai mai messe nello zaino? Vai, vabbè, però se trovi 5 bottiglie, cosa fai? Te le tieni tutte nelle tasche? E zero nello zaino. Sempre due presenti. Ah, vabbè, ok. No, beh, se ne hai due ci può stare. Allora, questa intanto mi va benissimo. Butta tutto qua. Bella questa borsa. 70%, molto buono. Non è come la nostra, ma ce la portiamo via. La infiliamo in qualche macchina. Birra e pera. Il gelato quasi quasi lo prendo. Cibo per ora no, lo lasciamo stare. Ha fatto prendere un colpo che si è mosso e mi sembrava ci fosse uno zombo. Siamo già carichi? È la Madonna. Due libri. Poi stai sempre portando sempre cose che non ti servono, quindi tenere due bottiglie nel PG non è così grave. Cose che non mi servono. Che cosa porto cose che non mi servono? Esco praticamente senza roba, poi la recupero in giro. Due, venite qui. Ok, non vedo più l'altro, mettiamoci un po'. Ah, no, si è fermato a guardare una finestra, va bene. Si è fermato ad abbracciarla, vieni. Finalmente domani niente, sveglia, ottimo. Quindi te la dormi di lungo proprio. Calzini lunghi, ma siamo a luglio. Là, quanti. Se riusciamo a tirarli pochi alla volta.
Mangiati intanto la pera. Ok. Tanto Massimo sveglia alle 9. E vabbè, i gatti si sa come sono, eh? È già tanto che ti svegliano alle 9 e non alle 4. Ok. Bene, un bel dottorone. Vieni. Nuovo un liscione. Non avevi niente, va bene. Tanto qui non è che c'è qualcosa in questa cassetta, no, figurati. Ok. Tanto questo piede di porco un po' si sta rompendo, ma ce n'ha ancora di resistenza. Può far cassare ancora parecchie teste. Compresa la nostra, se non facciamo attenzione. Ok. Questo. Venite, dai, che così uno alla volta mi va benissimo. Appena visto passare un zanzarone che se mi punge mi rimane il bozzo per 2 settimane. Ottimo, 1 e 1, 2, 0. Hanno anello d'oro. Ok. Non volevo avvicinarmi troppo, che a volte c'è questi hitbox un po' strani. Ok. Andiamo a prendere anche questa signorotta qua. Quello per dominarli tutti. Il tessoro. Con quello domini tutti gli zombie? Magari. Magari, Beni. Allora, queste case per ora non le segno perché comunque ci ho lasciato il cibo, nel senso non le ho. Porca vacca, io che scontro i tasti a cazzo. Non le ho esplorate tutte. Quindi per ora mi faccio i cavoli miei e non segno niente. Iniziamo a essere stanchi, ma andiamo giusto a capire un po' che cosa c'è qui. E poi anche oggi probabilmente si tornerà a casa. Non stiamo combinando un cazzo in questi giorni, eh. Sarei quasi per fare un giro folle in macchina, però. Che figo! Però sappiamo che se è così poi ci portiamo a casa un'orda infinita di zombie. Bravo. Questa casetta è molto interessante. Ci stiamo accaldando. No, qua è roba, sembra il Bronx. Non penso proprio che qua ci sia un benzinaio, onestamente. Un accendino lo prendiamo.
Un cantiere. Oh cazzo. Questa non è la Rosewood che la giri a piedi. È vero, però girare in macchina è sempre un po' un'inculata, eh. E questi da dove sono arrivati? Ok. Ciao Ali, buonasera, benvenuta. Si è portata via qualche amico? Ok, andiamo avanti. La mappa è grande, se hai ripulito intorno alla base lo puoi fare. In teoria intorno alla base abbastanza, sì. Almeno le vie comunque vicine sono abbastanza pulite. Quindi non dovremmo beccarci mega orde. Ok, infiliamoci nel nostro corridoio. Quello che porta a casa nostra. Non è questo. Sbagliato strada. Chiedo venia. Ok, è questo di sotto il corridoio che va a casa nostra. Ok. Arrivo, ti leggo dopo, Angelo, scusa, ma ora sono un po' occupato. Questo è il corridoio di casa nostra. Che in teoria dovrebbe essere libero. Ok. Bene, bene, un bel critico ci voleva, anche questo. Perfetto. Allora, poi dovresti almeno all'inizio usare sempre un'unica strada per andare a venire dalla base. In teoria lo sto facendo con le due parallele. E queste infatti sono bene o male sempre vuote, salvo che sbagli strada come ho fatto 2 secondi fa. Cioè, bene o male, questa qui e la parallela qua dietro sono le uniche che uso per uscire. Da sotto non ci sono ancora uscito. In modo così che passo da qua 2 volte al giorno e le pulisco, sono sempre pulite queste vie. Stessa partita dell'altro giorno? Assolutamente sì, sempre quella in Apocalisse. Per ora siamo ancora vivi e quindi finché campiamo andiamo avanti. Questa la buttiamo, rimettiamo il piede di porco e questa lancia la mettiamo qua. Però è mezza rotta, quindi ci vorrà comunque una lancia in più. Uff. Ok. Allora, magari domani allora facciamo un giretto in macchina, così vediamo di conoscere un po' meglio questa città che in effetti non conosciamo proprio per niente. Intanto riempiamolo da qua, che così se piove si riempie da solo. Bene, visto che ci siamo, accendi e fumati ancora una sigaretta. E dove sono finite? Le abbiamo già finite? Ah no, eccole qua, 4. Allora, cieli limpidi. E basta, domani temperatura, beh, solito. A tutto il personale mi è stato rilevato. Ok, va bene. Ok, anche domani niente nebbia, è una buona notizia. Ok, aspettiamo di non mangiamo ancora così almeno lì prende un po' di... Cioè non prende troppo peso e facciamoci 2 lance. Meglio tardi che mai, stavo servendo 2 drink a 2 ospiti in una stanza. E
E te ne sei bevuto uno nel mentre, immagino. Lancia artigianale, una dietro. E questo perché c'ho un asse, la lasse. E fanne ancora una. Perché è meglio abbondare che deficere. E visto che domani vogliamo fare il giro in macchina, possibile che ci scontriamo contro qualche zombo. Allora, quanta benzina c'è qui e quanta qui? Ci diamo un occhio e vediamo quale delle due macchine scegliere. Qui c'è quasi 4 di benzina. Solo qualche. Ma lì guarda, tutte quelle assi lì sono pronte proprio per diventare lance. Qua c'è 15 di benzina, ok, abbiamo capito. Anche se potrei trasferire la benzina di qua, eh. Vediamo un po' come è messa anche la meccanica questa. Perché questo è un bel furgoncino. Anche questa è messa molto bene, la macchina. Cosa dici, Angelo? Trasportiamo un po' di benzina da qui, dalla station wagon al furgone, o andiamo con la station? Tanto qua ci buttiamo. Tanica vuota. Ah, avevo detto che avremmo iniziato a mollare, a fare un po' di elettrica. Andiamo a farla adesso, tanto abbiamo tempo. E la borsa da escursionismo qua. Quello che preferisci. E la mazza. Ci prendiamo allora il furgone, che mi piace di più. Ok, così ha già qualche arma, tre lance. Prendiamo questa tannica di benzina qua. Ah, ce n'è ancora un po' qui, eh. Facciamo così, risucchia un pochino. Non tutto, ovviamente. Ci teniamo sempre la macchina con un po' di benzina. Aggiungi carburante, vai. Conta che il mezzo è come una donna, di trattarlo bene. Ma questi sono messi tutti e due molto bene. Sono tutti e due messi molto bene e questo ci piace molto. Allora, metti dietro la tanica, così poi se trovassimo il benzinaio le riempiamo. Ok, direi di tirare un po' a mettere. Vediamo dopo il giro. Ah beh, no, no, ma cerco sempre di evitare gli zombie, di non schiacciarli. Ok, elettrica qua, eh. Quindi 1, 2 e 3. Invece poi questo nell'altro. Ok, e mettiamo via i libri. Ok, comunque piuttosto lo Z che un albero. Ah, beh, sì, quello certo. Allora, gelato in freezer. Birra in frigo. Queste forbici le andiamo a mettere qua. Ok, iniziamo a fare un po' di elettrica allora. Quanto abbiamo adesso? Salirà pianissimo, però il libro non c'è. 14,3, va bene. Se non puoi evitarli lo scontro è inevitabile. Ah, beh, no, chiaro. Ok, videogioco. Il lettore CD li smontiamo entrambi. Cuffie anche. Smonta il cordless e gli auricolari. E ora tutti gli orologi, va. Smonta tutto.
eravamo a 14. Neanche un livello facciamo, neanche metà livello facciamo, è impressionante. Ok, mettiamo via tutto. Tutta la roba che abbiamo recuperato. Siamo all'interno per fortuna, è una zona abbastanza sicura questa. E questa lancia qui me la metto dietro. Sì. Ok. Qui dovrebbe esserci ancora la padellona. Eccola qua. Mangiamo un quarto, perché qui dobbiamo tenerci un po' più bassi. Ok. Riempiamo l'acqua. E direi che per domani siamo a posto. Se pensate che mi sia dimenticato qualcosa, ditemelo che abbiamo ancora tempo di recuperarlo. Ovviamente vi porterò un pochettino di cibo dietro, però non troppo. Lo infiliamo in macchina, semmai. E potremo fare questo giro qua, magari. Potremmo passare di qui. Questo nero sì, è dove eravamo prima. Se lo devi far dimagrire, fai mangiare zuppe o fagioli. Ok. Facciamo girare di qui. E magari facciamo un giro qua sopra a vedere. Qua siamo probabilmente nella zona finale della città. Quindi vediamo. Qua da leggere non c'è una mazza. Però siamo un po' tristi, eh? Leggiti una rivista normale. Letto, letto, letto. Sì, qua abbiamo già letto tutto. Ok. Perfetto. Più che farlo dimagrire, diciamo, non voglio che prenda troppo peso. Cioè, 76, è giusto, nel senso anche se avesse qualche chilo in più non è un problema. L'importante è che non ne prenda troppo in più. Conta che sono le calorie che aumentano di peso con due frecce. Sono tante calorie accumulate, ok. Volevo fargli fumare una sigaretta ancora, così che magari più difficilmente si sveglia terrorizzato di notte. E andiamo a dormire, va. E domani ci avventuriamo con la macchinina. Dormi un po' troppo, anche sarebbe meglio partire prima. Va bene, 7 del mattino, dai. Portiamoci qualcosa da smangiucchiare, magari un po' di... Ce l'abbiamo un po' di frutta, no? Però abbiamo del formaggio. Questo è marcio, poi lo buttiamo. E la barretta di cereali. Prendiamo queste tre. Perfetto. Facciamo magari un paio di lance in più che non si sa mai, tanto le mettiamo nella macchina. Vai. Così almeno in caso d'emergenza comunque... Ah no. Crea lancia. Ok. Abbiamo in questo furgone ora 5 lance più 2 che le ho addosso. È un processo lungo, corri e scavalchi le recinzioni alte per consumare calorie. Ok. Vabbè, ma adesso non è che deve perdere peso, ora deve non prenderlo principalmente. Benissimo. Benissimo un corno, facciamo colazione prima di partire. Con qualcosa di leggero. Vediamo. È un po' di latte. Metà va bene. Poi te ne accorgerai, sarà lunga la cosa, va bene. Arriveremo anche a quello. Facciamo così. Beviamolo tutto sto latte, semmai. Dove me l'ha affilato l'altro?
Vabbè, è scomparso. Va bene così allora, dai. Ok. Partiamo allora e andiamo a fare un po' un giretto. Quindi giriamo qua a sinistra, tiriamo su dritti di qua e poi facciamo un po' il giro lì cercando un benzinaio. Molto bene. E poi ritorneremo da sopra, così ritorniamo in una zona che conosciamo bene. Di qua non ci sono mai passato per ora. Ho solo visto queste due case qui e basta. Ok.